Grazie per essere venuta. Prego, che cosa devi dirmi? Lo sai che non prendo mai posizione nelle questioni tra te e tuo padre. Sì, e lo apprezzo molto. Ok, ecco. Tuo padre vorrebbe che tu tornassi a casa. Hai detto che era per il contratto d'affitto, ma hai anche detto che c'erano altri motivi per cui non volevi tornare a casa. Io volevo... volevo assicurarmi di non essere io uno di questi motivi. Oh, no. No, affatto. Tu non c'entri, davvero. Ne sei sicura? Perché l'ultima cosa che voglio è che tu non ti senta la benvenuta a casa tua. No, ecco. In realtà c'è un altro motivo. Quando mio padre ha cercato di farmi capire che andare a convivere con il mio ragazzo era un grosso sbaglio, aveva ragione. Adesso mi è tutto così chiaro. Perché prima no? Eri cieca per amore. Cieca per amore? È come una droga. L'amore fa fare alle persone intelligenti le cose più stupide. E quando finisce ti guardi intorno e ti chiedi che diavolo stavo pensando. Tuo padre vuole darti una mano. Lasciaglielo fare. Sì. Ma è stato un mio errore. Non deve essere lui a pagare, perciò lavorerò e farò tutto il necessario finché non scadrà il mio contratto d'affitto. Ok, lo capisco. Ascolta, so che il tuo può sembrare un gesto nobile, ma non lo è. Voglio dire, lavorare fino a tardi, la stanchezza. In realtà così ti stai solo autopunendo. Fidati, ci sono passata. Non è necessario. Tuo padre ti adora. Si preoccupa per te. Hai già espiato le tue colpe. Esposito, mi dispiace, devo andare. Pensaci su, ok?